Ascolta Federico, tu con la tua azienda, poi spiegheremo esattamente, alla fine daremo tutti i contatti, eccetera. Prima hai detto riuscire, la teoria e la pratica, e poi c'è il casino, no? Bisogna fare le cose. Tu con il tuo metodo, quindi quando vai nelle aziende col tuo team, non ti limiti semplicemente a dire, guarda, questa è la teoria, fai così, bene. Tu accompagni le aziende nell'implementazione di questo self-empowerment, giusto se capisco bene? Oppure arrivi, dici, questa è la teoria, dopodiché cammina con le tue gambe. Cioè, come fanno le persone ad essere, a mettere in pratica quello che tu saggiamente stai dicendo? Self-empowerment è un metodo strutturato che ha un inizio e una fine, e quindi lavorare sul proprio self-empowerment tipicamente serve in due direzioni. La prima è quella di aprirsi concretamente a una possibilità che fino ad allora non era aperta. La seconda è quella di acquisire un metodo. Ovviamente lo acquisisci applicandolo, perché se io adesso lo raccontassi nella sua teoria, a parte che per larga parte sarebbe un qualcosa di ovvio, perché non si Certo. inventa niente in questo mondo, il tema è proprio quello dell'applicazione, della prassi, dell'esperienza e della conoscenza approfondita di un metodo che ti consente di applicarlo in maniera incisiva. Anche le sette note potrebbero sembrare molto banali e molto semplici da maneggiare, se non che insomma Sì. qualcuno ci ha tirato fuori qualcosa Esatto. di più Non tutti sono interessante Jimmy di altri. Page, sono sempre le stesse note, ma non tutti sono Jimi Hendrix. È Bene. così. Quindi sicuramente sì, l'applicazione è fondamentale, perché se no rimaniamo sulla teoria. E questa è, se posso, questa è una parentesi più legata al mio business. Per me è molto difficile entrare in questa tematica, proprio perché la differenza di un approccio come il nostro lo puoi conoscere solo applicandolo. Ah certo, ma sono d'accordo. Sulle brochure, sui siti, tu troverai tantissime dichiarazioni. Poi, secondo me, uno fornitore, quando parla di self-empowerment, dovrebbe dire: sì, ma tu quante slide mi presenti? Se è più di una, vuol dire che che non va bene, che non va bene. Mi piace come esempio, Allora, come bellissimo. passare all'azione? Ci sono appunto tre passaggi, se vuoi. Il primo è quello più cognitivo, necessario. Dove voglio andare, cosa sto, che possibilità mi voglio aprire. È fondamentale in questa direzione anche lavorare molto sui feedback, proprio perché le convinzioni che io ho su di me, come dicevi prima, i bias giocano tantissimo, quindi anche i colleghi, no, possono aiutarmi molto a vedere dei pezzi che non sto vedendo. E questo è un primo pezzo di progettazione, di apertura, di possibilità a livello di pensiero, di ricognizione anche delle proprie risorse e qualità. Poi c'è un secondo pezzo fondamentale che è quello dell'innesco, e questo è un pezzo molto pratico. Io devo passare ad un'azione possibilitante, cioè che mi consenta di aprire quella possibilità. Io potrei avere tutta la teoria, per esempio, dell'andare in bicicletta, però non essere ancora in grado di andarci, semplicemente perché non ci ho Certo. mai provato. Ecco, la sperimentazione è quell'azione concreta, magari anche simbolica, perché però ti consente di superare quello che nella tua percezione è un limite. Chiaro. Quindi dire: io una prima volta questa cosa l'ho fatta, non sarò stato il migliore del mondo, non sarò stato super spontaneo, naturale. Non sarò stato all'altezza dell'ideale che io mi immaginerei di raggiungere o dei miei modelli, però questa roba l'ho fatta. Okay? Quindi il primo passaggio concreto all'azione è quello che ti consente un reale innesco. E lì bisogna essere molto bravi, e noi lavoriamo sulle sperimentazioni. Nei nostri laboratori bisogna essere molto bravi a identificare per ciascuna persona, per ciascuna possibilità, una sperimentazione ad hoc. E ovviamente le sperimentazioni devono essere anche dei lavori che ti portano molto vicino a quelle che sono le tue paure, le tue difficoltà. Ah, Non possono certo. essere sperimentazioni
neutre, safe, facili, tranquillo, certo, chiaro, esatto. Se no non ha senso. Quindi questo poi perché si chiama sperimentazione? Perché agire, noi spesso siamo in questo scacco matto, no? Diciamo, vorrei far questo, vorrei far quello, vorrei trasformare la mia vita, vorrei aprire il, come si dice spesso, il ciringhito sulla spiaggia, in Giamaica o dove, o chissà in quale spiaggia, però, e ci sono mille però. Sperimentare cosa vuol dire? Vuol dire uscire un po' da questa dicotomia che è immobilizzante, uno scacco matto tra non sentirsi apprezzati, riconosciuti, felici in quello che si sta facendo e dall'altra parte però idealizzare un salto che è talmente radicale che poi lo fanno veramente in pochi. Sperimentare vuol dire trovare una terza via, trovare un qualcosa che ti consente, no, di mettere un piede nell'acqua, di assaggiarla, di capire come sei tu, se ti piace, se riesci, perché poi hai anche la percezione di gradimento di quella determinata cosa nel momento, certo, in cui provi, esci, no, dal raccontarti, dall'idealizzarla, certo, positivamente o negativamente, ti ci trovi in prima persona e dici com'è questa cosa, mi piace. Per esempio ci sono aziende che stimolano una cosa che noi suggeriamo tantissimo ma che pochi fanno. Ho sentito di aziende che lo stimolano, la possibilità per un lavoratore di affiancare per una mezza giornata dei colleghi di un'altra, sì, sì, di un'altra, e questa è una cosa fantastica, questa è una bellissima sperimentazione, no? Perché mi permette veramente di vedere quello che fanno e dall'altra parte, quindi non solo lavorarci meglio, ma anche provare a mettermi io in quelle scarpe e chiedermi come sarei io in quella situazione. Quindi, certo. Ecco, la sperimentazione è abilitante in ottica di apertura di possibilità solo nel momento in cui riesce. Quindi è il successo in realtà che ti consente di aprirti una possibilità. Non che il fallimento non sia utile, ovviamente, ma è il successo quella cosa che ti fa fare quel click. Quindi parlando dell'esempio della bicicletta che facevo prima, è la prima volta che riesci, che allora il tuo ti giri, non c'è più papà o chi presso che teneva la bicicletta, riesci a fare delle pedalate, e allora a quel punto il tuo status interiore passa dal io non sono capace di andare in bicicletta al io sono in grado, per me quella possibilità è concreta. Quindi noi dobbiamo essere capaci di costruire delle sperimentazioni che siano difficili, impegnative, che lambiscano l'area di difficoltà, di killer, come si dice, della persona, ma dall'altra parte mettere a disposizione tutte le risorse, tutto il tifo, tutta anche le risorse esterne disponibili, perché poi la persona ce la possa fare. Assolutamente, molto affascinante. Prima hai citato il tuo sito internet. In realtà, scusami, c'è un altro elemento poi. Il terzo. Insomma, certo. Cioè, esatto. Bravo, questo è molto... Ha seguito, eh? È molto di buon senso. Anche questo è legato poi al consolidamento, nel senso che ovviamente ciascuno di noi può innescare una possibilità, ma se poi non la consolida, il rischio di tornare sulle vie più battute, più conosciute, più rassicuranti, è assolutamente dietro l'angolo. Quindi noi dobbiamo essere bravi anche sul lavoro a costruirci poi dei piani di azione che ci consentano di consolidare quella nuova possibilità che io ho aggiunto. E questo è interessante proprio perché la logica non è mai una logica di sostituzione. Io non entro mai in relazione con qualcuno pensando che abbia delle parti che non vanno bene e che deve sostituirle con delle parti migliorative, come si potrebbe fare, non lo so, su una chitarra sulla quale io modifico della componentistica per renderla più performante, ma ho sempre uno sguardo di aggiunta, quindi provare a capire come le nuove possibilità non diventano qualcosa che sbaraglia il precedente, lo butta via, ma invece con qualcosa che va a integrarsi e diventa una freccia in più
al tuo arco, ok? Ecco, per fare questo le possibilità nuove vanno consolidate, evidentemente. Quindi, assolutamente, quindi questo step è un po'... questo step è quello, questi tre step sono la sintesi di questo metodo strutturato che tu implementi nelle aziende quando c'è un tema di self-empowerment, appunto. Prima hai citato il sito internet, io l'ho guardato anche per prepararmi e capire di più anche sulla tua azienda, su quello che fai tu, e ho trovato una parte che è fighissima, perché lei, a parte che gli hai dato un nome fighissimo, che è l'Empowerment Alphabet, allora io ho fatto un gioco, io non so quanti dei tuoi facciano questo gioco, però io da visitatore del tuo sito ho fatto un gioco, quindi sono entrato nel mondo della gamification, che l'altro giorno ne parlavo con col comune amico Gianluigi Bonanomi della gamification, e ho fatto un gioco sul tuo Empowerment Alphabet, e ho detto, vediamo cosa significa rock in termini di Empowerment Alphabet, no? Perché sai, io sono appassionato di rock, e sono venute fuori, me le sono appuntate, le seguenti parole. Risorse, quindi R come risorse, O come ownership, protagonismo, C come coraggio e K come killer. Quindi risorse, risorse, protagonismo, coraggio e killer. Queste sono le parole che rappresentano dal tuo punto di vista, dal punto di vista della tua azienda, la parola rock. Cosa ne pensi di questo mix? Come lo vedi? Non so se ci avevi mai pensato. È un'ottima sintesi, l'Empowerment Alphabet sono 26 parole, ma queste 4 sono sufficienti. Vi invito veramente, andatelo a vedere, andate sul sito di Fede. Allora, l'avremmo detto alla fine, ma diccelo subito, com'è il tuo sito? È torreluna.com. Quindi Torreluna, che è il nome della tua azienda, torreluna.com, andate lì e trovate questo Empowerment, una sezione del sito, Empowerment Alphabet, e fate questo gioco. Io guarda, quando ho visto le parole, queste mie parole, mi piacerebbe davvero, Federico, perché tu, questo è il tuo mestiere, se riuscissi a commentarmi questo mix, risorse, protagonismo, coraggio, killer, che cosa comportano? Mi sembra veramente una sintesi, come ti dicevo, del self-empowerment, perché è sicuramente un punto di partenza sulle proprie risorse. Quindi io più sono in contatto con le mie risorse, perché poi le risorse io spesso le conosco perché magari me le dicono, però non me le sento. Ci sono persone che possono avere un tratto magari un po'... di autosvalutazione, non si sentono così in gamba magari come gli altri le vedono, e quindi risorse poi io magari so idealmente quali sono, ma non le sento veramente così presenti, non sono così in contatto con le mie risorse. Quindi risorse è un punto di partenza fantastico, ovviamente le risorse esterne, ma a maggior ragione le risorse interne, quindi la percezione di adeguatezza. Quindi quello è un ottimo punto di partenza per Poi il abbiamo il protagonismo, cioè ownership, protagonismo. Protagonismo è un obiettivo, vuol dire raggiungere uno status per cui io mi senta positivamente protagonista di quello che faccio. Quindi più mi apro possibilità, più mi sentirò responsabile e protagonista. Sono io che scelgo. Pensa alla differenza tra l'essere steso sulla spiaggia al sole per 3 ore ad abbronzarti, a goderti il sole, a rilassarti, e la differenza tra questo stato e quello in cui uno venga legato sulla spiaggia o come fosse una tortura e lasciato lì 3 ore. La differenza tra dover lavorare fino alle 3 di mattina perché il tuo capo è arrivato in ritardo su una qualsiasi progetto e quindi è disorganizzato e ti costringe a stare su fino alle 3 di mattina, oppure essere innamorati di una persona e stare in auto fino alle 3 di mattina a chiacchierare. Quindi certo. Protagonismo vuol dire questo, vuol dire io quella cosa l'ho scelta e avendo la scelta forse sono nello stato mentale di godermela maggiormente. Certo, il tema però... Prego. No, dicevo, il tema però è che detto così sembra che dipenda dagli altri, il problema del protagonismo è che noi lo rifugiamo in realtà alcune volte dal nostro punto di vista, una parte di noi lo rifugge,
Semplicemente perché genera responsabilità, Ah, perché se certo. io vado dalla mia azienda a dire ho un'idea fantastica, ci farà fatturare 2 milioni di euro in più, datemi queste tre risorse, da qui a 6 mesi vi porto i risultati, è un conto. Se il mio capo arriva e mi chiede di fare una cosa e io la faccio, è un altro in termini di responsabilità. Quindi molto spesso noi non ci mettiamo in una condizione di protagonismo perché il vantaggio secondario del non essere protagonisti ce lo godiamo troppo. Ecco, ci Assolutamente, mettiamo. sono totalmente d'accordo con te. E ricordiamoci che noi, gli esseri umani, sono esseri, quando vogliono, sono esseri agentivi, no? Cioè il concetto dell'agentività, soprattutto nel coaching, è un elemento fondante, perché altrimenti, cioè, le cose accadono perché io voglio farle accadere, altrimenti è qualcun altro che decide di farle accadere. E a quel punto è una roulette russa, cioè o mi vanno bene quello che un altro ha deciso per me, oppure mi va male quello che un altro ha deciso per me. Se io voglio costruire il mio percorso, la mia destinazione, la mia meta, e voglio decidere anche il tragitto per arrivarci, io qualcosa ci devo mettere di mio personale, altrimenti zitto e muto e decidi quello che decidono gli altri, fai quello che decidono gli altri. Insomma, questo è un bigino dell'agentività detta in 20 secondi. Fantastico. Poi abbiamo la C di coraggio, e qui si potrebbe aprire un film. Sì.